Oh diavolo. Fermati e guarda davanti a te. Oh diavolo. Ok. Non penso che in questo caso si tratti di chi. Dobbiamo passarci attorno. Non toccare le sagome. Non toccare le sagome. L'ombra. Ok. Ok. Abbiamo dei problemi con le ombre. Chiaro. Ti odio, Khan. Profondamente. Oh diavolo. Quindi abbiamo ombre che sono persone. Dove mi rimanga possibilmente lontano. Non me lo sto immaginando, vero? Cioè, lo vedi anche tu. È da questi che mi dicevi di stare attento. Maledetti. Grazie. Non so perché, ma credo l'accendita non sarebbe abbastanza per scacciarli. E qui un altro. Abbiamo trovato poco di utile, ma un taccuino interessante. Sono ormai abituato al pericolo, sono abituato alla fragilità della vita umana. Ho visto con i miei occhi mostri che non dovrebbero esistere. Ho camminato tra le rovine di una città popolata da defunti. Tutto questo, almeno, era reale, tangibile. Ciò che circonda Khan, al contrario, sfugge alla mia capacità di comprensione. Quando sono con lui, avverto disagio, paura persino. Se gli sono accanto, tutto ciò che conosco del mondo, delle persone, della morte e persino di me stesso, inizia a perdere senso. Non ho più punti di riferimento, né nessuno con cui potermi a cui potermi affidare. Se non Khan stesso. L'ennesimo incontro casuale. Ma sarà davvero casuale? Tra l'altro, di Arida, avevamo letto il secondo appunto? Credo di no. Quelli come Barbon, che appunto adesso è morto, nascono con un cappio al collo, vivono perennemente sul filo, rischiando la vita ogni giorno, convinti di poterla sempre scampare. In realtà non puoi ingannare la morte. Se insisti a camminare sul ciglio dell'abisso, prima o poi metterai il piede in fallo. Ma perché ripeto queste sciocchezze? Voglio convincermi di non essere responsabile della sua morte? No. Sto solo cercando di zittire quella voce interiore che continua a ripetermi che avrei potuto salvarlo, che avrei potuto aiutarlo a cambiare vita. Non era una persona malvagia, dopo tutto. Prima di noi stessi, la responsabilità è del mondo in cui viviamo. E comunque, Khan non ha alcun diritto di giudicarlo. Beh, ha il diritto del sopravvissuto. Ok, ok. Vorrei usare sia torcia che accendino. È diventato... Ok. Non so se l'effetto dopo... Devo tenere premuto il tasto della torcia. Non spegnerti. Accendi, maledizione. Le radiazioni sono arrivate perché ho spento la luce? Nel caso la cosa mi inquieta ancora di più. E lui inizia a correre. È un... Oddio! Trono fantasma. Che però a quanto pare... meglio non incontrare. Diavolaccio. Questa galleria è costretta a rivivere il passato molte volte. E gli sventurati che la percorrono in quel preciso istante di solito finiscono per popolare quel passato. Ok, quindi quei morti sono morti investiti dal treno o mangiati da ombre del passato. Ora la mia è un'operazione quasi inutile, ma... Andiamo. Non so perché mi sento confortato da rimuovere un po' di ragnatele. Ok. Stavo per correre oltre a questo punto. Un secondo solo. Ho solo pochi frammenti di ricordi, simili a fotografie sbiadite della mia vita sulla superficie. E non ricordo nulla dei treni che percorrevano i binari, inondando i tunnel con le proprie luci e il proprio rumore. Finestrini pieni di volti umani sorridenti. Per me i treni sono solo relitti del vecchio mondo, vagoni nei quali viviamo e i cui complessi macchinari abbiamo smembrato
per fabbricare le nostre i nostri inutili gingilli. Il nostro nuovo mondo è costruito con i rottami del vecchio. Gli antenati non sono esattamente morti, è come se fossero ancora qui a sorvegliarci, invisibili e incapaci di trovare pace. Ha molto senso. Ancora questi suoni. Fermati e guarda davanti a te. Oh. Molto tempo fa qui infuriava la battaglia. I difensori occupano ancora le loro stazioni. Come facciamo a passare? Seguimi, ma non ti allontanare. Ti sto assolutamente dietro. Guarda qua. Castonai Labio Asterium Manto. Oh diavolo. Castonai Labio Asterium Manto. Alaum Ramon. Alaum Ramon. Castonai Labio Asterium Manto. Castonai Labio Asterium. Chiude le radiazioni. Alaum Ramon. Alaum. Mi sono assolutamente dietro. Vai, velocizzati, velocizzati, velocizzati. Dove il diavolo. Preferirei che rimanesse un segreto. Non ho faccende personali, amico mio. Quindi. Ero con loro. Infatti. Sono morti. Sono l'unico sopravvissuto. Così ha senso. Quindi ecco perché sapevi cosa dirgli? Abbiamo praticamente distrutto ogni cosa. Anche paradiso, inferno e purgatorio sono stati polverizzati. Paradiso, inferno e purgatorio. Non ha nessun posto dove andare e deve restare qui, nella metropolitana. Una punizione dura, ma non immeritata per i nostri peccati. Non sei d'accordo? Dipende da cosa hai fatto. Immagino. Comunque ci sono ancora dei rumori che non è che mi diano molto conforto. Aspetta un secondo, Khan. Porta non si apre. Taniche. Questa deve essere stata una postazione di difesa. Ma ci sono ancora spettri in quest'area? O si inizia ad andare con gli abitanti della quella che ora è la superficie? Queste bestie. A giudicare dei suoni direi più questa, vero? Ok. Non so cosa possa preferire, almeno i fantasmi se illuminati non ci attaccavano. E finché sia una dinamo non si deve dormire. Ah, merda! Queste munizioni non ci servono? Davvero? Khan, non so cosa sia successo, aspetta un secondo. Allora, quelle non sono le munizioni della pistola, sono le munizioni del fucile d'assalto. Direi. Se devo fare una. Oh diavolo. Ipotesi. Mi faccio ancora un pizzico cercare in giro. Ah, guarda qua. Abbiamo la stessa arma. Ok. Sarebbe stata comunque una gran scoperta lì. Ma torniamo con la pistola. Ok. Potrebbe essere irradiato per quanto ne sappiamo, quindi. Purtroppo abbiamo già munizioni piene. È un peccato non poter collezionare. Oddio che stranetele quanto ci rallentano. Ha senso lo facciano, ma. Diavolo. Altro? Sento. Ho di fiato addirittura predatori abbastanza palesemente. Oddio, mi sto incastrando. Grazie. Non mi pare ci sia nient'altro là dietro. Questa porta bloccata. Ratti. Interessante cosa plastica. Non abbiamo chiavi, ma ricordiamoci che qui c'è una cassaforte. Ok. L'arma è carica, quantomeno non possiamo metterci più proiettili. Radiazioni, ok.
cazzo sono è palesemente delle radiazioni. Io sono concentrato, ma devi andare avanti tu, giusto? Oddio, non vuoi che apra io la porta? Temo che sia così. Ma ah, dietro la porta! Addio. Ah, avrei dovuto mettere il Kalashnikov. Ah, questo sventurato viene dalla maledetta. Evidentemente le cose vanno male laggiù. Avrei dovuto... Ah, questo sventurato? Era appoggiato alla porta? E comunque qui non torna quello che pensavo. Niente. Banda allo stealth. Devo iniziare a mettere da parte munizioni perché della pistola, visto che quanto riguarda fucili a pompa e fucili d'assalto siamo già al massimo e stiamo sprecando una... Oddio, qui tutto contaminato evidentemente. Ok, ho capito, ho capito. Maledetti, andatevene da qua. Ok, lì hanno decisamente richiesto i soldi. Andiamo. Perché tu non bruci le ragnatele e vai avanti così veloce comunque? Ci stiamo perdendo niente? Oltre al fatto che questi funghi siano oltremodo radioattivi? Non credo. E permesso. Concentrati. Di nuovo? Concentrerò aumentando la portata della mia torcia. E guardando qualsiasi cosa ci fosse qua, che ho preso ma non ho idea di cosa sia. Ok, altri bestie. Monteremo sempre i barili perché ci potrebbero essere cose nascoste. Rabbiamo Khan. Lo senti arrivare a quanto vedo. È un talento raro, dovresti usarlo. Ora non muoverti. Cosa stiamo parlando? Non muoverti. Il treno? Oh diavolo. Non è il treno. È un'anomalia. Fossimo in Stalker avremmo un nome per questo, ma qui non lo so. Stalker, già. Chissà che... Cos'è, mi viene in mente? Anomalia. Oh, anomalia! Un fenomeno nuovo, in un mondo nuovo. Stesso nome. Ok. Non sono convinto di voler stare qui. Ok, qualsiasi cosa sia, l'anomalia l'ha distrutto. Un fenomeno insidioso, vero? Ma sai, non è più cattivo del fuoco, tanto per fare un esempio. Dipende tutto dal tuo punto di vista. Cerca di capire meglio le cose prima di giudicare. E ora andiamocene, qui non siamo al sicuro. No, non mi dire, Khan. Cosa te l'ha fatto intuire che non fossimo al sicuro? Qui, in nulla. Che altro? Un attimo, ho visto delle membra smembrate in realtà. E lì? Interessante, ma purtroppo non c'era niente da prendere per noi. Oh, capisco. Qui possiamo tornare sui nostri passi? Molto rischioso probabilmente perché ci sarà l'anomalia. Altre cose che non ci servono.
avrei saputo dirlo meglio. Ok. Preparati, le bestie ritornano. Cosa intendi? Ah, quello intende. Calma, non devo sprecare troppi proiettili. Cerchiamo di tenere canna. Soprattutto mentre ricarica. Con calma, ragazzi, con calma. Quando gli si avvicinano troppo, iniziano a essere pericolosi. Bravo Khan, dagli un bel calcio. Questo dovrebbe gestirlo abbastanza facilmente, non credo. Bene. Stai fermo. Non è il caso di interferire. Khan? Anomalia? C'è l'anomalia? Oh diavolo. Ecco cosa intendeva. Wow. Funziona così. Una dimostrazione dal vivo. L'ho abbastanza capito, Khan. L'ho abbastanza capito. Qui c'è qualcosa. Medikit lo possiamo utilizzare, direi. Ok. Ora, andare di là comporta richiamare l'anomalia? Nel caso sono fregato. Qualcosa l'ho presa, ma non saprei cosa. Togliamoci da qua. Ok. Bene. Dovremmo essere sopravvissuti a questa piccola parte del nostro viaggio, ma... è tosta. Niente qui, purtroppo. Pistola di cui ci servivano tantissimo le munizioni. Ok, torniamo con... il nostro fucile. Oh diavolo, aspettami Khan. Mi controllare prima cosa abbiamo qua. Non è l'anomalia, vero? Non mi pare, penso siano dei funghi. Ok. C'è una... sono pieno anche di frecce, credo, se sono frecce, non ho idea. Non sto utilizzando l'arma. E poi credo fosse l'arma che utilizzava Khan quando ci è venuto ad aiutare. La galleria dovrebbe essere sicura più avanti. Ci arriveremo facilmente. Il fatto che sia sicura lo giudicheremo più avanti. A dire la verità, all'inizio pensavo che Khan fosse pazzo. Poi ho iniziato ad aver paura di lui. Ora lo ammiro. Ci sono dettagli nella metro che gli occhi non possono vedere, ma questo non vuol dire che non siano reali. Se Khan non mi avesse guidato lungo quegli oscuri tunnel periferici della metro, se non mi avesse aiutato ad attraversarne gli ostacoli invisibili o non mi avesse avvertito dei loro misteriosi pericoli, il mio viaggio sarebbe finito molto tempo fa. Non c'è da sorprendersi che abbia creduto in lui e gli abbia raccontato la mia storia. Ho così tante domande da fargli e lui sembra avere tutte le risposte. Chissà se è davvero così. Vuoi dirmi che questo non si apre? Realmente? Molto disappunto in me. Carrello. Ho brutte esperienze anche con i carrelli, ma... vorrei entrare. Giuro. Ah. Devo interagire per entrare, capisco. Peccato che niente lo dica qui, per cui lo debba intuire. Artyom, la tua è
una nobile missione. Credi davvero che la polis ti aiuterà? O semplicemente non c'è rimasto niente in cui credere? Non sei tenuto a rispondere. Infatti credo che non risponderò. Non posso muovermi da qua. No, sono totalmente bloccato. Arriveremo presto alla stazione maledetta. Gli attacchi dei mostri sono stati ininterrotti. Oh diavolo. La parte degli abitanti se ne sono andati. I pochi sfortunati che sono rimasti non hanno nessun posto in cui andare. Non me l'hai presentato nel modo migliore. Khan mi portò fino alla stazione maledetta. Era chiamata così non a caso. I suoi abitanti erano bloccati in una guerra infinita per la sopravvivenza. Di bene in meglio. La stazione è di nuovo sotto attacco. Andiamo, ragazzo. I difensori non disdegneranno un po' di aiuto. No, ma io non disdegnerò lootare un minimo. Khan, da questa parte! Da questa parte. Ok, ho visto qualcosa che mi potrebbe un cicinino preoccupare. Oh diavolo, sono da solo. Sono palesemente da solo con tutti quegli. Ok, ok, qui dietro, ok. Bambini dietro di noi, ok, non possiamo retrocedere più di così. Ragazzi, sparate. Tu diretto da me, eh? Ti ho visto morire. Quanto sei resistente? Ok, dobbiamo farci vedere collaborativi. Spero di non perdere. Sparategli però, signori. Ancora, cazzo. La sete del diavolo. Qualcuno gli spara? Ok. Forse è il caso di utilizzare un po' di dinamite. Ok, lancio sbagliato. Ragazzi, siete inutili. Ok, direi iniettarci qualcosa. Gli ha fatto nulla. Troppo distante. Facciamo qua. Ricarica. No, la dinamite così non aiuta. Oh, qualcuno sta sparando ogni tanto, grazie. Come diavolo? Confidavo che non mi avrebbe colpito, onestamente. Ok. Sento ancora i rumori. Siete così spauriti? Che diavolo stai facendo tu? Mettiamo la torcia. Perché puntate sempre me, maledetti? Avete le prime linee da attaccare. Noi siamo qui soltanto per dare una mano, non per prendere i colpi al posto loro. Finiti? Sono orribili gli abitanti di questo posto. Cambiamo tipo di bomba. Vediamo se magari queste dovrebbero avere un effetto maggiore. Un po' di roba infiammabile per ammorbidirli. Ok, iniziamo a sparargli noi. È uno spreco di munizioni, lo so, ma preferisco sprecare munizioni in questo momento, visto che ne abbiamo
anche di altre tipologie, giusto che sprecare siringhe mediche. Probabilmente è un errore, anche perché sto finendo i colpi. Diavolo, abbiamo finiti. Non abbiamo molte alternative. Cazzo, qui dentro fa paura. È freddo. Non ho altre armi? Ho un po' di munizioni qua, ma... mai. Dopo non posso permettermi di sparargli adesso più. Pensavo di avere molti più colpi, ma finiscono a una velocità incredibile. Aia. Devo curarmi. Non ho niente come fucile a pompa, purtroppo. Ditemi che stanno finendo. Non ho altre armi. Niente. Non accennano a finire. Qualcuno che mi dà una mano? Niente. Niente. Ah, diavolo. A quanto ho capito qui non si risolve assolutamente nulla rimanendo là in difesa. Quindi non so cosa dovrei fare esattamente, ma la soluzione non sembra essere... di stare di là. Oh diavolo, oh diavolo. Sono i soldati qua e non ci fanno passare a quanto pare. Come ci liberiamo da questi soldati? Benzina, bombe. Nessuno ci aveva detto di dover prendere questa roba. Oh, diavolo, non so come avrei dovuto capirlo. Posso fare qualcosa con voi? No! Proviamo a tornare indietro. Proviamo quantomeno. Di qua? Oh diavolo! No, non è questa la soluzione, chiaramente. Oh diavolo, oh diavolo, oh diavolo. Sparate, copritemi, maledizione. No, eh? Oh diavolo. Ok, ok. Vorrei riuscire ad avere questa bussola per fare cose, ma non mi è davvero chiaro. Quindi... cazzo, raffreddore è proprio quello di quello che... E continuerà tipo per sempre, vero? Ho questa impressione, ma... oh diavolo, oh diavolo, oh diavolo, oh diavolo. Non so cosa devo fare, questo è il problema. Diavolo! Qui si fa tutto sfocato, ma... non so come... oh, diavolo!
non so cosa devo fare. Stazione maledetta e andare al polis, descrivere la situazione maledetta, trovare il modo di chiudere il portello stagno, distruggere la galleria di sinistra con la bomba. La galleria di sinistra, ok. No, di là, ok. Ok. Come diavolo la possiamo distruggere la galleria di sinistra con la bomba? Intanto ammazzando chiunque venga qua. È sicuramente un ottimo inizio. Oh diavolo, oh sì. Dove diavolo? Ok, da qua. Via, via. Oh, accendere. Via, 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 via. Ok, devo continuare a correre. Potevo continuare a correre. Oh, diavolo. Correre ancora. Là ci sono ancora le ombre che bloccano. Posso prendere questa bomba? No. Che diavolo è il portello stagno? Forse di qua. Oddio! Ha funzionato. Pare. Ok. Non facilissima come conclusione, ma pare che ce l'abbiamo fatta. E là? Una piccola stazione ha vinto una grande guerra. Non verrò con te. C'è ancora bisogno di me qui. Le gallerie sono crollate. Se vuoi raggiungere la polis, dovrai imboccare una deviazione. Da qui puoi raggiungere l'armeria. Poi dovrai attraversare le stazioni dei rossi e degli imperialisti. Muoviamoci. Non è che per caso possiamo fare scambio di fucili se tu L'armeria è rimani una qua? stazione indipendente, quindi non dovresti avere problemi. Ma i rossi sono un'altra cosa. Stanno costruendo una nuova società con tutti i bonus di uno stato di polizia, come i delatori. All'armeria. Cerca una mia conoscenza. Cioè? Andrew il Fabbro. Fagli Andrew. sapere. Ti darà una mano. Ok. Spero che sia come dici tu. Potresti utilizzare quella litania. Ok. Vai a destra e vado a sinistra. Ok, tu vai a destra e io vado a destra. Nient'altro. Che diavolo è questo posto? Un tempio dedicato alla speranza. Anche in questi tempi cupi non possiamo rinunciare a ciò che ci rende umani. Immagino. È un passaggio quello, vero? Già vedo la scala.
Entra. Grazie. Ricordati, dipende tutto da te e solo da te. Alla prossima. Arrivederci, Artyom. Chissà se ci rivedremo. Se c'è ancora un dio nel nostro mondo, quel giorno era con me. Andrew il Fabbro, l'amico di Khan, mi tirò fuori dai guai. Mi avrebbe portato fuori dalla stazione comunista. Andrew. Ouch. Ok, quindi cerchiamo di ricordarci più spesso di controllare qui cosa io stesso mi segno. Andare a trovare la polis e trovare il Ranger Miller, ovviamente il nostro obiettivo. Armeria, andare alla stazione armeria e trovare Andrew e Fabbro. Al momento abbiamo selezionato i pugnali, se non erro. Benissimo. Da una parte mi spiace aver lasciato indietro Khan, ma capisco anche che avesse altro da fare. Questo è il nostro viaggio. E immagino che sarà un viaggio solitario, almeno per un altro po'.